Fatece largo che passiamo noi, di giovanotti desta Roma bella, ci sono ragazzi fatti col pennello e le ragazze vanno innamorare. Buongiorno bambine e bambini, oggi andremo alla scoperta del Lazio. Sapete quanto è famosa questa regione? Roma, la capitale, la città eterna, è tra le più amate al mondo. Per questo vale la pena di farci un giretto. Andiamo, seguitemi! Il Colosseo, il magnifico Colosseo, segno dei fasti del passato. E poi la Fontana di Trevi, meravigliosa esperienza sensoriale e artistica. San Pietro, culla della cristianità e dell'arte. E Montecitorio, centro della democrazia italiana, dove il governo prende tutte le decisioni. Diamo uno sguardo adesso alla cartina politica del Lazio. Vediamo così la suddivisione delle 5 province, costituite dalla provincia di Viterbo, di Rieti, di Roma, di Latina e di Frosinone. La superficie è di circa 17.232 km². Gli abitanti sono quasi 6 milioni. Con una forte densità abitativa, pensate che per chilometro quadro ci sono circa 342 abitanti. Il capoluogo è Roma ed è una città metropolitana. Diamo adesso uno sguardo alla cartina fisica. Come potete notare, il Lazio, la regione Lazio, ha un versante pianeggiante e un versante più montagnoso. Il versante pianeggiante, come ovvio, è quello che poggia sul Mar Tirreno. Tutta la regione dispone di fatti di lunghi litorali. Confina al nord con la Toscana, a nord-est con l'Umbria, ad est con l'Abruzzo e al sud con la Campania. Sul piano della conformazione fisica possiamo notare di fatti come il 54% della Lazio, della regione Lazio, sia costituita dalla collina, il 26% da montagna e invece soltanto il 20% da pianura. Sul piano economico e produttivo a farla da padrone è il settore terziario, seguito poi dal settore secondario e dal settore primario. Dando uno sguardo al territorio ed escludendo i confini che abbiamo già evidenziato, possiamo notare sul piano dell'orografia che il territorio del Lazio è prevalentemente collinare, come abbiamo già detto. Le montagne che si trovano nella parte interna appartengono all'Appennino centrale. La cima più alta della regione è il Monte Terminillo, di 2216 metri. Le pianure sono tutte di origini alluvionali e si trovano soprattutto lungo la costa. Molte di esse erano un tempo acquitrinose, ma sono state bonificate e sono oggi intensamente coltivate. Sul piano idrografico nella regione scorre uno dei fiumi più lunghi d'Italia, cioè il Tevere, sulle cui rive sorge la città di Roma, come abbiamo visto anche dal punto di vista storiografico. I numerosi laghi sono per la maggior parte di origine vulcanica, come quelli di Bracciano, di Bolsena e Vico. Le coste sono soprattutto basse e sabbiose. A sud di Latina è stato istituito il Parco Nazionale del Circeo per preservare un territorio ricco di dune sabbiose, paludi, boschi, laghi costieri e alberi secolari. Di fronte al promontorio del Circeo si trova l'arcipelago delle isole Ponziane, di origine vulcanica. Nel Lazio il clima è temperato sulla costa e più rigido e piovoso nelle zone interne, lì dove ci sono le colline e le montagne. Come anticipato dal grafico, a farla da padrone sul piano produttivo è il settore terziario. A determinare questo fenomeno è la presenza a Roma, capitale d'Italia, la sede del governo, i ministeri, le direzioni delle grandi banche e anche molte aziende statali, oltre ai numerosi uffici collegati alle istituzioni pubbliche. Quindi sono moltissimi i lavoratori impiegati negli enti pubblici. Il turismo poi ovviamente rappresenta una grande fonte di reddito per la regione. Roma, per la sua storia millenaria e per la presenza della città del Vaticano, attrae ogni anno milioni di visitatori. Anche l'agricoltura è fiorente, sia nelle zone di pianura sia sulle colline. L'industria invece è concentrata nelle aree di Latina, Frosinone e Roma.
Come detto, Roma è una città tanto antica quanto la nostra storia ed è proprio per questo che ospita un patrimonio artistico e culturale tra i più ricchi al mondo. Attraversa di fatto quasi 3.000 anni di storia. È un po' difficile quindi elencare anche solo i più importanti luoghi che fanno di Roma una città unica. Sono talmente tanti che è davvero impossibile scegliere. Pensate che qui hanno sede i ministeri, gli organi di governo, il Parlamento, la residenza del Presidente della Repubblica, oltre alle più grandi opere artistiche al mondo. Pensate anche soltanto alla Città del Vaticano, pensate alla Pietà del Michelangelo o alla Cappella del Bernini. Inoltre, proprio nel Lazio si trova un vero e proprio stato, piccolissimo, che è proprio la Città del Vaticano. È il più piccolo stato del mondo e ha una superficie di soli 44 ettari, meno di metà di un chilometro quadrato e circa in tutto 1.000 abitanti. Il cuore di questo minuscolo stato è proprio Piazza San Pietro, dove sorgono la Basilica Omonica e la residenza del Papa. Lo Stato del Vaticano ospita anche i Musei Vaticani, che conservano opere d'arte eccelse. Il Papa è il capo di questo piccolissimo Stato, che ha anche un suo particolare esercito formato dalle guardie svizzere con quei buffi vestiti, costumi che probabilmente riconoscereste. Bisogna sapere difatti che per molti secoli Roma, il Lazio e parte delle regioni vicine costituirono il regno dei papi. Questo regno, che fu tanto potente nel corso dei secoli, nacque con una donazione, la donazione di Sutri. Il re longobardo Liutprando donò al papato il castello di Sutri, importante per la difesa di Roma. Fino ad allora il Papa non aveva mai avuto un potere effettivo in Italia. La sua forza derivava solo dal fatto di essere il capo della Chiesa Cattolica. Nasceva così il primo piccolo pezzo di quello che sarebbe stato poi uno dei regni più grandi e potenti d'Italia e che sarebbe durato fino al 1870. Riassumendo un po', quindi vediamo che le attività del Lazio sono al primo posto il terziario, seguito dal turismo, poi dall'agricoltura e solo per ultima l'industria. Roma è una delle città con il patrimonio artistico e culturale più antico e prezioso al mondo. Dura da 3.000 anni. La Città del Vaticano è lo stato più piccolo al mondo, con soli 44 ettari. Inoltre, sapevi che Palazzo Madama, sede del governo, viene chiamato così proprio perché Madama era il nome che veniva dato alla polizia? Inoltre, una curiosità, a Bomarzo, vicino Viterbo, c'è un luogo misterioso, è il Parco dei Mostri, dove una serie di sculture mostruose accolgono i visitatori ogni anno ed è stato costruito nel 1500. Adesso diamo un'occhiata a questa mappa riassuntiva. Riepilogando, il Lazio confina a nord con Toscana, Umbria e Marche, ad est con Abruzzo e Molise, al sud con la Campania e a ovest con il Mar Tirreno. La popolazione è di quasi 6 milioni di abitanti. Il territorio. Troviamo nel territorio l'arcipelago Ponziano o Pontino. I laghi sono di forma circolare perché sono quasi tutti di origine vulcanica. I più famosi sono il lago di Bolsena, il lago di Bracciano, il lago di Nemi, il lago di Albano e il lago di Vico. I fiumi, tra il fiume più importante è il fiume Tevere, che passa anche dalla città di Roma. I monti. Al confine con l'Umbria abbiamo i monti Reatini. Al confine con l'Abruzzo e il Molise i monti Sabini, i Simbruini e gli Ernici. Al sud i Lepini, gli Ausoni e gli Aurinci. Al nord-ovest i Vulsini, Cimini e Sabatini, che non avete bisogno di imparare. Dovete ricordare però che sono tutti quanti appartenenti all'Appennino. Le pianure. La pianura più importante è la Maremma Laziale, seguita dall'Agro Romano e dall'Agro Pontino. Il clima. Il clima è in pianura continentale. Lungo le coste è un clima mite mediterraneo e sui rilievi invece è appenninico. Sul piano dell'economia abbiamo visto il primo settore a farla da padrone è il terziario, che è il più sviluppato. A Roma infatti tutti i servizi centrali dello Stato fanno sì che si sviluppi il terziario, così come il turismo, soprattutto per le meraviglie storico-artistiche e la presenza della Città del Vaticano. Il settore secondario vede l'industria,
in particolare l'industria metallurgica, l'industria chimica, alimentare, tessile e dell'abbigliamento. Il settore primario si divide in agricoltura e in allevamento. L'agricoltura viene praticata in pianura, dove vengono coltivati cereali e ortaggi, e in collina invece con la vite e gli ulivi. L'allevamento è principalmente di ovini, caprini, bovini e suini, con la produzione di carne, insaccati e latticini. Ricordate che il Lazio è anche patria di una serie di formaggi molto famosi, pensate allo stesso pecorino. La città più importante è Roma, che è capoluogo ma è anche la capitale d'Italia, il cui simbolo è l'antichissimo Colosseo. Le altre province sono costituite da Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. La conformazione del territorio fa sì che la maggior parte del territorio, cioè ben il 54%, sia costituito da collina, seguito dal 26% di montagna sul versante appenninico e il 20% di pianura. Come avrete capito, insomma, andare ad esplorare questa regione, in particolare addentrarsi nei vicoli di Roma, è quanto di più complicato e meraviglioso si possa fare. È difficilissimo indicare anche soltanto i monumenti più importanti o i luoghi che bisogna vedere necessariamente. Roma riserva dietro ogni angolo degli scorci particolari, dei pezzi di storia che ci sbatte in faccia con una violenza e una bellezza unici al mondo. È impossibile dunque suggerire che cosa andare a vedere a Roma. A Roma sono rappresentati dal punto di vista artistico tutti i secoli. Dall'origine di Roma con il Colosseo e i fori imperiali, cioè una serie di piazze e monumenti fatte edificare in epoca imperiale, fino alla presenza straordinaria delle opere più grandi degli artisti del 500 e del 600. Michelangelo, che ha dipinto la Cappella Sistina in Vaticano, o il Caravaggio, che era un pittore inquieto che ha portato la realtà nella vita dei dipinti, come potete vedere anche da questi meravigliosi dipinti che sono ospitati all'interno della Chiesa dei Francesi di Roma, dove si può notare la tecnica pittorica che utilizzava il Caravaggio, mettendo in luce, quasi illuminando con un faro, come se fosse un cinema, delle immagini in movimento e dando una modernità ai quadri straordinaria. Inoltre, il Lazio conserva la più grande testimonianza della civiltà etrusca. Basti pensare alle necropoli di Cerveteri e di Tarquinia. Le due necropoli hanno caratteristiche molto diverse. Quella di Cerveteri è organizzata come una città, quindi con strade e quartieri. Alcune tombe sono molto ampie e comprendono nella stessa tomba più camere funerarie appartenenti alla stessa famiglia. Nella necropoli di Tarquinia, invece, le tombe sono scavate nella roccia e costruite per ospitare una sola coppia. Le pareti sono decorate con affreschi raffiguranti scene di banchetti, danzatori e paesaggi. Sono molto importanti sia dal punto di vista artistico, perché mostrano l'arte etrusca, sia dal punto di vista storico, perché documentano la vita degli Etruschi. In questa pagina potete notare, attraverso le fotografie, degli scorci di Roma, che vi consiglio assolutamente di andare a vedere anche andando ad esplorare su internet altre pagine web, per comprendere la bellezza e la ricchezza di questa città. Basti guardare un attimo anche soltanto il soffitto della Cappella Sistina, che è stato dipinto da Michelangelo, ricchissimo di tutti quegli elementi pittorici che poi ritroviamo come simboli della nostra società occidentale. Oppure bisogna andare a fare una visita all'interno della Chiesa dei Francesi, dove appunto i dipinti del Caravaggio sorprendono chiunque entri per la forza e la luce e l'impatto emotivo che provocano nello spettatore. Insomma, tra arte, storia, ricchezza culinaria, ricchezza culturale, c'è davvero da ubriacarsi di questa Roma, di tutto il Lazio. Speriamo vi sia venuto voglia di visitare questa altra nostra splendida regione italiana. Per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao bambini e bambine! Roma,